Bentornati ragazzi nel terzo episodio di Silent Hill, il secondo del ruolo. Pensavo andando avanti con questa dannata città. Abbiamo recuperato un po' di oggetti ed ora dobbiamo andare verso una stradina che si chiama, un secondo ve lo dico, Lemming Street, e poi arrivare a Matterson Street sulla sinistra. Dobbiamo recuperare ancora un po' di oggetti, risolvere diciamo un piccolissimo enigma, ma niente di che, tra i più stupidi si può dire, veramente. È la seconda volta che registro questo video perché, dire, si è rovinato l'audio. Non ho idea del perché. Girando qui a sinistra troveremo questi fogli a proposito. Cuccia a Lemming Street. Quindi la strada che abbiamo appena passato, dobbiamo tornare indietro e trovare una cuccia che probabilmente avete già intravisto. Forse. Eccola qui. La chiave della casa è dentro la cuccia, la prendo sì, ma scusate la battuta, ma chi metterebbe la chiave di casa dentro una cuccia? Per me non ha senso. Comunque, prendiamo il kit di pronto soccorso, sempre molto utile. Qui c'è un punto di salvataggio per chi è interessato. Altri proiettili, sempre utilissimi. Altri proiettili. Una bevanda energetica e via. Qui ci sono tre lucchetti che dobbiamo aprire. Ma non abbiamo le chiavi ovviamente. Invece guardando sulla sinistra troviamo questa mappa. C'è scritto qualcosa nella cartina appesa sulla parete. L'ho copiata nella cartina che possiedo. E ora dobbiamo andare in questi tre punti che vedete. Non ci vuole niente. Ah, ecco, appunto, se provare ad andare in giro non ci sono altre strade per andare avanti. Dobbiamo per forza trovare queste tre chiavi. E diciamo è una legge non scritta di Silent Hill. Veramente, ragazzi, sembra strano, però gli sviluppatori hanno voluto così. In ogni caso il mio silenzio è dovuto al fatto che voglio farvi sentire tutti i suoni e i rumori di questo gioco. Sono terrificanti e belli allo stesso tempo. Non so come descriverli. È un capolavoro, appunto. Ecco, entriamo qui per recuperare la prima chiave, vicina a una testa di cane morto. La chiave del taglialegna e una bevanda energetica. Niente di più. Ora andiamo al secondo punto segnato, che è vicino al ponte. Se non ricordo male dovrebbe trovarsi dentro una macchina della polizia. Sicuramente ricorderò malissimo. Purtroppo io e la memoria non andiamo per nulla d'accordo. No. La cosa buona è che mi ricordo quasi tutto questo gioco. Probabilmente mi ricorderò qualche enigma, ma nulla di che. Fuga. Proiettili. Prendiamoli.
Le gambe del leone. Per evitare questi cosi, basta che girate al Big Brand. Non dovrebbero prendermi, in teoria. In pratica è molto probabile che mi prendano. Ora, invece, andando per di qua, troveremo l'ultima chiave che ci serve. Spero di non starmi a tagliare. No, giusto. Per di qua. Perché sta continuando a suonare? Non lo so. Appunto. Bene ragazzi, per questo episodio è tutto. Se volete lasciate un mi piace, un commento, e sempre se volete iscrivetevi al canale. Dal vostro giocatore è tutto. Stay hollow.